Mattioli Rottami S.P.A. a Sassuolo in via Ferrari Moreni 22. La ditta Mattioli S.P.A. acquista rottami metallici provenienti da lavorazioni meccaniche, dalla dismissione di impianti e da demolizioni industriali. Mattioli Rottami S.P.A. Buonasera. Una donna di 60 anni è stata picchiata dalla figlia davanti ad un condominio di Largo Collodi. Probabilmente a scatenare la furia della 35enne, madre di un bambino, il rifiuto della 60enne di darle soldi per comprare droga. I vicini hanno allertato i soccorsi e la donna è stata portata in ospedale. Le sue condizioni sono buone. È stato effettuato all'ospedale di Parma il trapianto di rene tra viventi che ha visto come protagonisti il 60enne sassolese Adriano Gianaroli e la moglie Tatiana. La donna, grazie al rene del marito, potrà ora rientrare al lavoro. L'operazione medica, non priva di difficoltà, ha alla base un grande gesto d'amore che ha emozionato tanti sassolesi. Sono tante le iniziative organizzate in città in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. Dopo l'appuntamento di oggi pomeriggio con infermiera sì, ingegnera no, ecco l'intervista all'assessore Giulia Pigoni sugli eventi previsti per il fine settimana. Assessore, 25 novembre è una data che comincia a diventare impressa nella mente e nei fatti di tanta gente. Sì, il 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e a Sassuolo in generale nel territorio del distretto ceramico c'è un programma importante perché le nostre amministrazioni sono in prima linea al fianco di queste donne che subiscono violenza e per convincere e supportare nella denuncia di quanto può accadere, perché appunto sappiamo che i numeri del femminicidio sono in continuo aumento negli ultimi anni, quindi è un fenomeno veramente preoccupante che vogliamo cercare di arginare dimostrando quanto anche le istituzioni possono essere vicino a queste donne. I principali eventi in calendario? Per quello che riguarda la nostra città, sicuramente sabato mattina, appunto il 25 stesso, è la marcia degli studenti delle scuole superiori in silenzio per rompere il silenzio. Vedrà anche la partecipazione non solo dei ragazzi che hanno partecipato ad un concorso che abbiamo lanciato quest'anno proprio per raccontare anche dal loro punto di vista la violenza contro le donne, e anche vedrà appunto la partecipazione della nostra scuola di musica Olinto Pistoni e della Dance Imperfect. C'è sicuramente la volontà di allargare un po' questa sensibilizzazione. Assolutamente sì, quello che si sta facendo anche come Unione dei Comuni del Distretto Ceramico in termini proprio di servizi per andare incontro a chi decide di denunciare questi maltrattamenti e queste violenze va appunto in questo senso, nell'accompagnamento per uscire da una situazione che molto spesso porta anche alla morte, quindi cerchiamo di essere vicini e supportare in questo accompagnamento. Verrà dato un risarcimento di qualche migliaia di euro ai familiari del bambino che 2 anni fa inciampò su una grata di Piazza Grande ferendosi lievemente. I genitori, dopo l'accaduto, avevano fatto causa al comune, che per evitare il giudizio ha proposto un risarcimento accettato dalla famiglia. Il barman sassolese Carmine Liguori è il nuovo campione italiano di flair freestyle, disciplina acrobatica per la preparazione dei cocktails. Liguori nel 2018 parteciperà come rappresentante dell'Italia ai campionati mondiali in programma Tallinn. Passiamo allo sport. Buoni risultati in Spagna e Verona per l'MDS Panaria Group. Tommaso Manfredini alla Maratona di Valencia ha infatti concluso nell'ottimo tempo di 2 ore e 27 minuti. Luca De Francesco invece a Verona ha conquistato il titolo italiano della sua categoria. Anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto. Grazie per essere stati con noi e arrivederci a domani. Mattioli Rottami S.P.A.
a Sassuolo in via Ferrari Moreni 22. La ditta Mattioli S.p.A. acquista rottami metallici provenienti da lavorazioni meccaniche, dalla dismissione di impianti e da demolizioni industriali. Mattioli Rottami S.p.A.